canale YouTube di Luigi Gaudio. Il teatro di Pompeo. Cioè oggi vogliamo dire delle cose importanti sul teatro. Noi dobbiamo conoscere il teatro romano, sapere quali differenze ci sono fra il teatro romano, ad esempio, e il teatro greco. Abbiamo studiato, infatti, l'anno scorso che il teatro è nato in Grecia. Le origini del teatro sono lì in Grecia, no? Ora, in Grecia, generalmente, il teatro era costruito su un declivio, cioè su una... come dire, su una zona inclinata, naturalmente. Quindi proprio lì, per esempio, ad Atene c'era una specie di collina, no? E quindi ai piedi di questa collina fu costruito il teatro. E poi lo costruivano in pietra. Insomma, l'abbiamo già spiegato, che poi i più bei teatri greci, in fondo, li possiamo trovare in Italia. Per esempio sono andato a Segesta, non solo c'è il Tempio, ma c'è anche il teatro a Segesta, a Taormina, ecco, Selinunte, Agrigento, ci sono, Siracusa, ci sono questi teatri greci molto ben conservati. Ora, dovete sapere che il teatro influenzò, arrivò anche a Roma, ecco, tra le varie manifestazioni artistiche greche che giunsero a Roma ci fu anche quella del teatro, l'abbiamo visto sin dal secondo secolo, ma anche prima, no? Vi ricordate infatti che Livio Andronico, il primo scrittore della letteratura latina, proprio nel 240 probabilmente, il primo documento della storia della letteratura latina fu una rappresentazione teatrale, un testo teatrale che lui preparò per quell'anno lì, nel 240 avanti Cristo. Poi dopo ci furono, l'abbiamo già detto, degli scrittori importanti latini che scrissero commedie, ad esempio come Plauto e Terenzio. Terenzio faceva parte del ciclo degli Scipioni. Ora, nel secondo secolo, nel primo secolo avanti Cristo, si costruisce il primo teatro in pietra. Pensate che c'era addirittura una legge in base alla quale i romani potevano costruire il teatro solamente in legno. È chiaro quindi che quando il teatro viene costruito in legno non rimane niente, poi nel corso dei secoli viene tutto, ecco, esatto, dal tempo, eroso, eccetera. Ebbene, invece Pompeo dopo aver fatto le sue straordinarie vittorie, no? Anche un modo per celebrare le sue vittorie, oltre al fantastico trionfo che celebrò nel 62 avanti Cristo, volle costruire un teatro in pietra, il primo teatro in pietra dei romani. Però dovette un po' eludere la legge, perché la legge gli impediva di costruire un teatro in pietra. E allora lui cosa fece? Lo possiamo vedere in questa bellissima ricostruzione che troviamo alla pagina 386. Lui fece un tempio dedicato a Venere, e poi, diciamo, le gradinate che conducevano a questo tempio, ovviamente le gradinate che però, cioè per entrare dentro questo tempio, lo vedete il tempio che si trova a sinistra dell'immagine, no? Per entrare in questo tempio era obbligatorio fare queste scalinate in pietra, cioè il tempio poteva essere costruito in pietra, il teatro no. Lui cosa fa? Fa un tempio, però con annesso praticamente il teatro, e di fatto poi il tempio, come potete ben vedere, costituisce un quinto, un sesto della costruzione poi di quello che effettivamente è il teatro. Pensate che questo tempio fu costruito tra il 61 e il 55, quindi abbiamo detto che nel 62 lui ritorna dalle grandi spedizioni. Pompeo, abbiamo detto che è un personaggio un po' controverso, l'abbiamo spiegato anche la volta scorsa, è un po', per esempio, a metà fra il partito dei populares e degli ottimati, perché vuole portare avanti i suoi progetti. È stato un grande generale, questo indubbiamente, è stato un grande comandante, ha sconfitto tantissime popolazioni nemiche, però poi dopo, assolutamente, quando è tornato in patria non è stato in grado di, come dire, di sfruttare più di tanto questa grande gloria, insomma, che aveva acquisito nelle campagne militari. Fece costruire questo tempio, ci vogliono 6 anni per costruire questa, provate a immaginare, no? Questa costruzione enorme, no? Furono 6 anni, quindi dal 61 al 55 avanti Cristo. E pensate che già nel 300 nel 35 avanti Cristo, cioè circa 20 anni dopo la fine della costruzione di questo tempio, si dovette già restaurarlo.
Ecco, che cosa poi dopo, nel periodo imperiale, i romani costruirono dei templi in pietra, in muratura, eccetera. Non ci fu più questa legge restrittiva. Ecco, infatti possiamo dire questo. Questa è una grande differenza fra il teatro greco e il teatro romano. Non si sfrutta il pendio naturale, ma si costruiscono, appunto, prima in legno, ma poi nell'età imperiale, a partire da Pompeo, quindi in età imperiale, eccetera, si costruiscono dei teatri in muratura, in pietra, eccetera. Poi un'altra differenza sostanziale. Ecco, le gradinate sono molto simili, giusto, quelle del teatro greco o del teatro romano, ma la scena è diversa, perché la scena, il proscenio, la scena, quindi diciamo queste colonne sulle quali era appoggiato il proscenio, appunto, sul quale recitavano gli attori, queste colonne in un teatro greco potevano esserci, potevano anche non esserci, perché i greci amavano molto lo scenario naturale e quindi dietro i teatri greci troviamo il paesaggio praticamente incontaminato. Invece, come vedete qua, dietro il teatro romano non c'è niente, anzi questa scena era chiusa nel teatro di Pompeo, la scena era chiusa, non è aperta al panorama retrostante. Oltretutto dietro non c'era assolutamente un panorama, un paesaggio, ma ci trovavamo sostanzialmente nel centro, di Roma, e fu costruito, diciamo, questo grande, come possiamo definirlo? Questo verde, questo grande chiostro, ecco, un porticato, ecco, che si apriva dietro la scena. Luogo dedicato all'ozio e allo svago, con due boschi di platani, fontane e 14 statue ispirate a temi teatrali. Ma la cosa fondamentale è che in uno di questi lati del quadriportico c'era praticamente la curia di Pompeo. Allora, che cos'è la curia? Per i romani la curia era la sede del Senato. Curia è la sede del Senato. Voi dovete sapere, poi parleremo della semantica cristiana, cioè di come quando si diffuse poi il cristianesimo, i cristiani adottarono i termini dei latini e dei greci, dando loro un significato completamente diverso, come ad esempio il significato appunto di curia, curiale, eccetera. Stavamo parlando quindi della curia di Pompeo, nel senso che sotto il Campidoglio c'era la curia, cioè il luogo dove si riuniva il Senato. Che cosa fece Pompeo? Là dove costruì il suo teatro, praticamente, esattamente agli antipodi, dalla parte opposta rispetto al Tempio di Venere, aveva fatto costruire una curia, la curia di Pompeo, nella quale quindi si poteva riunire il Senato in alternativa, rispetto alla curia che si trovava proprio sotto il Campidoglio. Se andate a Roma troverete i resti della curia sotto il Campidoglio. E dovete tenere presente che praticamente di tutta questa costruzione, che è stata appunto adesso ricostruita al computer, non c'è rimasto quasi niente se non una piccolissima parte della curia di Pompeo, cioè quindi di questo lato esterno, lato opposto di questo porticato dove si trovava il Senato, dove si poteva riunire il Senato. È una cosa importante che in questa curia si trovava la statua gigantesca di Pompeo, la colossale statua che adesso è conservata a Roma a Palazzo Spada. E diciamo una cosa importante che avvenne nella curia di Pompeo fu l'assassinio di Cesare. Cioè Cesare andò a partecipare alla riunione del Senato. Quel giorno, famose idi di marzo, 15 marzo del 44 avanti Cristo, la riunione del Senato non si teneva nella curia lì sotto il Campidoglio, ma nella curia di Pompeo. E quando poi si avvicinò esattamente alla statua di Pompeo Magno, fu assalito dai cospiratori e fu ucciso con 27 o 30 pugnalate. È come se Pompeo, così volevano gli aristocratici, è come se Pompeo avesse vendicato la sua sconfitta, la sua morte, eccetera, la sconfitta nella guerra civile. La curia di Pompeo era il cuore della vita politica.
la curia in generale, sia quella di Pompeo sia quella del Foro Romano. Il teatro era un affare di Stato. A dire la verità, nel corso dei secoli i latini diventarono meno bravi a fare commedie o tragedie. Cioè le migliori commedie i latini le scrissero nel secondo secolo avanti Cristo, però continuarono a rappresentare comunque testi, oppure si tenevano anche altri spettacoli nei teatri, quindi non solamente spettacoli di tragedia, di commedia, ma spettacoli di mimi e pantomimi, che erano col tempo divennero molto più graditi dal pubblico. Spettacoli di mime, per esempio, erano molto graditi al pubblico romano, e si usavano comunque i teatri anche per questi spettacoli. Altri video didattici su attuttascuola.it.